e Discovery oggi vi porta nello studio d'arte di Elisabetta Rogali, una splendida pittrice. Dipingo col vino, dopo aver disegnato con la fusaggine di vite, che è un carboncino molto più friabile del legno della vite. Questo è un vino ridotto. Questo è un litro di vino. E come fai a ridurre un litro così? E non te lo dirò. Non me lo dici, giustamente, brava. Come i cuochi che non svelano le ricette, assolutamente. Brava. Diciamo che ho inventato l'enopittura. Perché alcuni, per esempio, sono usciti fuori dei litogeni, ma hanno sempre dipinto i pittori al ristorante sulle tovagliette di carta. Ma che c'è? No, in realtà è un'altra cosa. Infatti, se te vedi, questa è un vino che poi è destinato a rimanere, capito? Sì, sì, sì. Ora questo è già un vino che ha preso aria, perché l'ho lasciato per qualche giorno, quindi si è già nel contenitore, si è già ossidato, per quindi avere questo colore bruno. Ecco, perché di solito è un po' più chiaro. No, di solito è rubino. Rubino. Ed era questo colore, questo è olio, ribadisco, però per ricordare, per fare, io quando l'ho dipinto ci ho messo olio lo stesso colore. Enoarte si dipinge col vino, ma non solo, perché Elisabetta Rogai pittura anche a olio e tecnica mista, vino e olio. C'è un grande ritorno al ritratto, devo dire che ho molte commissioni, specialmente all'estero, dove sono un po' alla ricerca di tutto quello, specialmente in Cina, di tutto quello che è molto esclusivo. La sperimentazione è una sua peculiarità, non dipinge solo su tela, ma anche su denim, jeans. E l'effetto è ben diverso dalla tela normale, come potete vedere. Ma non si ferma ancora qui e continua a sperimentare. Dei suoi quadri sono diventati bellissimi caftani e grandi sciarpe. E che dire della enopittura su marmo? Un effetto meraviglioso di trasparenza. Ed è stato un vero piacere passare del tempo con questa eclettica pittrice, Elisabetta Rogai.